acceso al cuor dall'affetto, acceso il cor, acceso il cor, acceso il cor, come balzame mio petto, dall'affetto acceso il cor. Allora, molto probabilmente lo avrete già riconosciuto, siamo qui in compagnia del bravissimo e simpaticissimo Paolo Bordoni, approfittando di un suo raro momento di pausa fra le recenti recite di Così fan tutte a Bari e il prossimo impegno a Rof di Pesaro. Ci racconti come tutto ebbe inizio? C'è stata una breve parentesi di voce bianca nel coro della mia parrocchia. Avevo 8-9 anni. A Melzo. E poi dopo invece frequentavo il liceo scientifico e una mia compagna di classe mi ha detto: ma tu che c'hai questo vocione, perché non vieni, che ci mancano i bassi nel coro? E sono andato e lì ho cominciato, ho scoperto Palestrina, ho scoperto Mozart, la Veverum, e sono stato colpito dall'armonia, dal fondersi delle voci, perché io non avevo mai sentito niente del genere. E ho cominciato a cantare in questo coro e poi da lì... Quindi non avevi una tradizione, cioè qualche cosa che trasmesso dalla tua famiglia? No, mio papà e mia mamma mi regalavano da piccolo degli strumenti, avevo un piccolo pianoforte come abbiamo avuto un po' tutti da piccoli. Certo. Però lo rompevo, non è che non avevo una grossa predisposizione da piccolo, insomma. No. E hai iniziato con la musica sacra? Musica sacra anche colta, anche certo. Importante. La Missa Brevis, mi ricordo, di Palestrina. E poi il maestro stesso del coro mi ha detto: ma hai una voce, ma secondo me non sei un basso. E mi ha portato alla Civica Scuola di Milano e lì ho cominciato a studiare un po' per hobby. E con chi hai studiato l'impostazione vocale? E quanti anni hai iniziato innanzitutto proprio a prendere seriamente questa cosa? Beh, lo studio del canto è iniziato verso i 17-18 anni, abbastanza presto per una voce scura. Poi dopo però lo studio serio è arrivato con l'incontro con Roberto Coviello, che è tuttora il mio maestro. E Roberto, a un certo punto, mi ricordo, a metà di una lezione, si è fermato e mi ha detto: le devo parlare. Grande artista, tra l'altro. Grande artista, grande rossiniano. E le devo parlare, è molto serio, è un insegnante molto serio. Andiamo sulla terrazza della Villa Simonetta di Milano e mi dice: lei vuole prendere un diploma o vuole fare il cantante? E non so cosa mi ha portato a rispondere alla cosa più difficile. Ho detto: voglio fare il cantante. E lui mi ha detto, per tutta risposta, mi ha detto: allora io quest'anno la boccio, così lei rifà quest'anno e si prepara meglio. Questo era il clima. Però era un clima un po' severo forse, ma che mi è servito molto. Certo, ma insegnava alla scuola civica? La scuola civica di Milano, sì. Quindi l'hai conosciuto alla civica? L'ho conosciuto alla civica lo stesso anno in cui lui ha cominciato a insegnare lì, poi dopo lui ha fatto un masterclass a Cagliari
dove il presidente di questa accademia era Peter Mag. E io l'ho seguito in questa accademia e devo dire che lo studio assiduo, giorno per giorno, è servito molto, più che le due lezioni settimanali, insomma. E trovi ancora il tempo per tornare da lui ogni tanto? Devo trovarlo, guai. Sicuramente tra una produzione e l'altra vado da lui a fare quella che noi chiamiamo giro di vite o registrazione, sì, una sorta di tagliando. È molto importante, soprattutto perché io sono, diciamo così, costretto a volte a fare ruoli un po' più centrali, un po' più bassi, no? Dovendo fare il basso buffo, sì, avendo una corda baritonale. Allora questa messa a punto con un orecchio, un terzo orecchio che mi ascolta e che mi guida da tanti anni, in cui ho fiducia. Certo, questo è molto importante. Sì. Ma sei stato anche abbastanza fortunato ad aver trovato subito un insegnante giusto, perché a volte tanti giovani, no, sbattono la testa a destra e a sinistra. No, io ho avuto anche altri insegnanti prima, ma Roberto per me è stato molto importante perché lui intanto ha fatto prima di me il mio stesso repertorio. Certo. E poi, pur avendo fatto una carriera di serie A, ha smesso presto. Quindi ancora oggi il teatro ha perso un baritono straordinario, ma io ho un insegnante giovane in forza e che ancora mi fa esempi con la voce, ancora che sì, mi segue, viene in teatro a sentirmi, certo, quindi mi ascolta anche dalla platea gli effetti, quali sono gli effetti, no, dello studio, della preparazione del ruolo, certo, quando può, perché è impegnato, insomma. Bene, è indelebile nella nostra memoria la tua straordinaria interpretazione di Mamma Agata nelle Convenienze e Convenienze Teatrali andate in scena a Bergamo nel 2003. All'epoca muovevi, non forse i primissimi passi, ma eri abbastanza all'inizio. Diciamo di sì, ecco. Sì, cantavo da 4-5 anni, ecco, negli enti. Ti presentasti agli occhi di tutti i presenti come un autentico, concedici la definizione, animale da palcoscenico. Raccontaci di questa tua particolare predisposizione scenica. È una cosa che hai sempre avuto o anche qui, insomma, ci hai dovuto lavorare parecchio? No, devo dire che credo sia un'attitudine mia, un talento. Però l'ho affinato con gli anni grazie all'incontro con diversi artisti. Grandi registi che mi hanno insegnato a controllare il talento, perché il mio era un talento fatto di tanta energia, e spesso in teatro è più importante pulire. Cioè si rischia di andare un po' oltre le righe. Rischia di andare oltre, soprattutto facendo il repertorio brillante, il repertorio buffo. Allora è importante sapersi controllare, capire qual è il momento giusto di fare o non fare una gag, capire il ritmo, soprattutto senza che questo influisca sulla resa vocale. Certo, sì. Hai una vocalità molto estesa ed utile che ti consente di spaziare dai ruoli di basso buffo sino a quelli di baritono lirico e bel cantista. Ricordiamo che tu hai fatto per alcune opere il doppio ruolo, tipo Belcore, Dulcamara, è vero, sì, e anche altre opere, il Bartolo e il Figaro, ecco, il Bartolo e il Figaro, Dandini e Don Magnifico. Esatto. Parlaci un po' di questa particolarità e in quale tipologia di ruoli ti senti vocalmente più a tuo agio. Questa è una cosa che è arrivata un po' con il mio agente, con quello che è il mio agente adesso e che lo è da tanti anni, ormai da 8-9 anni, Ernesto Palacio. È stato lui a capire che io dovevo specializzarmi nel repertorio buffo brillante. Mi preferisco chiamarlo brillante perché buffo è una cosa che rimanda un po' ai bassi parlanti e secondo me oggi come oggi non si può più parlare certi ruoli, cioè le note sono state scritte dal compositore, vanno eseguite. E Ernesto ha capito questa, insomma, la possibilità di unire una vocalità prettamente baritonale ma brillante, facile nell'agilità, facile nell'acuto, facile nel sillabato, a una predisposizione scenica che mi legava poi, che mi avrebbe poi legato a questi ruoli, come poi appunto dal Figaro sono passato al Bartolo, dal Malatesta al Don Pasquale e così via.
e soprattutto da buona gente ha capito qual era il mio posto nel mercato, il cosiddetto mercato. Ed è importantissimo questo, importantissimo capire qual è la propria posizione, qual è il proprio repertorio, insomma. Ecco, ma dal punto di vista vocale, io insisto, ti trovi meglio sui ruoli Beh, dell'orchestra? i ruoli a me più consoni sono sicuramente i ruoli da baritono brillante. Baritono brillante è una definizione che usa Verdi per Framelitone, per esempio, che è un ruolo molto molto divertente, molto buffo, però se si guarda lo spartito e si canta quello che ha scritto Verdi, c'è da Ah, sì, cantare, certo. è un baritono acuto, Assolutamente. ecco. Ruolo difficile. E, per esempio, Dulcamara mi dà molta soddisfazione, anche perché anche quello è una tessitura molto, molto baritonale, che batte spesso sul passaggio, che credo di aver risolto molto bene in questi anni. Figaro, per esempio, pensavo di abbandonare Figaro, l'ultimo l'ho fatto in Francia l'anno scorso. Ero un po' triste perché mi dispiace, no? L'idea di lasciare un ruolo mi dispiaceva, che mi viene ancora bene, dico, ma insomma, voglio dire, insomma, 40 anni uno, no? E infatti invece è arrivata adesso un'altra richiesta per farlo. Insomma, io mi trovo molto bene nei ruoli prettamente baritonali. C'è da dire che però affrontando un ruolo da bass bariton o da basso buffo, ho insieme a Roberto sviluppato una tecnica che mi permette di cantare nel centro della voce e anche nelle gravi, perché scendo al fa. Anche in Don Pasquale non ho eliminato le note gravi, le faccio, in maniera che siano sonore in teatro ma che non mi pesino. Certo. Poi la tecnica poi serve a quello alla fine, cioè cavarsela. A dispetto delle condizioni fisiche, a dispetto del teatro in cui ci si trova e a dispetto del ruolo che si sta affrontando. Quindi farlo con la propria voce, però adattandosi allo spartito, adattando la voce allo spartito. A proposito di tecnica, secondo te, la tecnica corretta è una sola o esistono più tecniche? Come vedi questo discorso, te? Perché, sai, a volte si pensa per esempio dalla scuola di Marcello del Monaco, la cosiddetta tecnica dell'affondo, che derivava da Mahler, comunque sono usciti tanti cantanti che hanno fatto una grande carriera, però poi esistono anche altre scuole, tu come la vedi? Io non penso fondamentalmente che la scuola principale, le basi fondamentali siano quelle del bel canto. Fiati lunghi, controllati, uguaglianza tra le vocali, l'importanza del passaggio, del registro che si deve fare perché non si senta. E poi dopo ogni voce trova la propria collocazione nel repertorio. Però non bisogna prescindere dal bel canto, che appunto vuol dire tutte queste cose, cioè un appoggio corretto, un appoggio costante, capacità, la possibilità di fare no, frasi lunghe, possibilità di usare tutta l'estensione della voce con un solo colore, quindi non con cambi di registri evidenti. E poi da lì appunto ognuno sviluppa la propria Certo. peculiarità. Quali ruoli ti hanno dato e tuttora ti danno maggiore soddisfazione? Qualcuno ce l'hai già detto, però magari. Mi stimolano molto i ruoli che hanno un'evoluzione psicologica e se anche apparentemente non ce l'hanno, mi sforzo nello studio di trovargliela. Cioè ci sono degli appigli a volte nel libretto, a volte nei recitativi soprattutto, per capire qual è l'evoluzione psicologica di un personaggio. Ovviamente ci sono degli autori che hanno avuto più attenzione in questo senso, no? Come Mozart, come lo stesso Rossini, anche se Rossini a volte ha degli schemi predefiniti, no? Lui, lei, l'altro, il tutore, ma insomma, molti compositori ce l'hanno questa cosa. Però ecco, i ruoli che hanno un'evoluzione psicologica sono quelli che, anche se nel buffo, nel brillante, però sono quelli che mi danno più soddisfazione perché sono quelli con cui posso giocare di più. Ho capito. L'Italia ha un'antica tradizione per i cosiddetti bassi buffi, di cui
fra i cantanti della tua generazione sei sicuramente più meritevole e autorevole discendente, di questo me ne assumo le responsabilità. Eh? È una bella responsabilità. È una bella responsabilità, insomma, non lo so. Se ti guardi indietro, insomma, hai del... ci sono degli artisti, no? Ci sono degli artisti fantastici. Soprattutto nel buffo, insomma, i buffi, i più grandi buffi sono sempre stati italiani, almeno questa teniamocela. E non so, io cerco di fare del mio meglio, poi si vedrà. Insomma, per parlare di storia è presto. È presto. Sei ancora molto giovane, infatti, aggiungiamo. Ma hai già maturato almeno un decennio di carriera, no? Qualche anno di più, giusto? Dal 96-97. Ecco, come si è evoluta la tua voce in questo periodo e quanto è servita l'esperienza per la maturazione artistica? Sicuramente il palcoscenico dà e toglie. Cioè, il palcoscenico ti dà sicurezza se sei pronto. Se sei preparato tecnicamente, allora in palcoscenico trovi veramente dove mettere i suoni, capisci dove puoi risparmiarti, insomma, i trucchetti del mestiere. Ma se non sei pronto, il palcoscenico ti distrugge. Quindi per me è stata fondamentale l'esperienza in palcoscenico, perché ci sono arrivato attraverso l'Accademia Lirica Internazionale di Katia Ricciarelli, che ha creduto in me e mi fece debuttare l'Elisir d'Amore, il Bel Core. Però poi da lì, lei, devo dire la verità, da direttrice artistica mi ha dato una grossa mano, quando è stata direttrice artistica a Lecce, perché mi ha chiesto i ruoli giusti al momento giusto. Così è stato per esempio con il Rossino Opera Festival. Zedda ha cominciato dandomi un piccolo ruolo nella Gazzetta, poi la cambiare di matrimonio fino ad arrivare poi a Cenerentola e alla Matilde di Chabran dell'anno scorso, che è stata strepitosa, un ruolo di una difficoltà inimmaginabile, penso forse più di Do Magnifico, più difficile di Do Magnifico, per me è stata così. Una cosa che una curiosità che mi viene in mente adesso è, ma il... agli inizi, torniamo indietro quindi di quei 12-13 anni, 15 anni, quando proprio eri agli inizi della tua carriera, ci sono stati dei momenti in cui magari hai debuttato qualche ruolo con qualche timore, anche perché magari non ti sentivi abbastanza pronto? Questo lo dico, la domanda che ti faccio magari che può servire per incoraggiare i giovani anche, che all'inizio hanno forse qualche timore di troppo. Cioè è necessario buttarsi, rischiare anche un pochino, oppure tu hai sempre fatto tutto sentendoti super sicuro, insomma? No. Però, per esempio, il mio debutto al Filarmonico nel 98, Malatesta, è arrivato inaspettatamente. E all'epoca avevo un altro agente, il quale mi telefonò e mi disse: c'è Malatesta, un baritono che ha cancellato, lei conosce il ruolo? Certo, dissi io, ovviamente. Sapevo male l'aria e lì ho chiamato il mio maestro, ho detto: Roberto, devo studiare il Malatesta. Quanto tempo? In 15 giorni. E arrivato lì dirigeva il maestro Arena, che non è uno che le manda a dire. Arena si è accorto che qua e là mi mancava qualche croma, però bontà sua forse ha capito che potevo farcela. E il giorno dopo la prima prova musicale mi ha convocato un'ora e mezza prima degli altri colleghi. Si è messo lui al pianoforte e mi ha messo sotto. È recuperato. Sono stato fortunato perché ho trovato un maestro che molti che lo conoscono lo sanno, severissimo. Però forse mi ha dato fiducia e... però l'importante è, io forse sono fortunato perché ho una buona lettura a prima vista, leggo molto velocemente gli spartiti, però anche oggi ho bisogno di un paio di mesi per debuttare un'opera. L'ideale è
studiarla 2 o 3 mesi, poi lasciarla lì 2 o 3 mesi e poi riprenderla, perché è come se l'opera si mettesse a posto in gola, in tutti i muscoli. Certo. Però mi è capitato anche di fare un'opera per cui non ero adatto e non farò mai più una cosa del genere. Cioè i trasferimenti transatlantici che facevano negli anni 50 sulle navi, no, per andare in America, servivano a qualcosa? Credo proprio di sì. Io ho avuto un'esperienza all'inizio dove cantavo Sonar nella Bohème, appunto, a Napoli e contemporaneamente a Roma. E quella volta lì in treno, mentre tra una recita e l'altra, e mi è capitato di cantare per 4 giorni di fila, tutti i giorni, certo era Sonar, non era un grande ruolo, però a 27-28 anni è stata un'esperienza un po'... La prima volta che sei fuori di casa da solo, insomma così, e da allora ho detto mai più. E allora ho capito cosa volevano dire i vecchi maestri quando dicevano meglio un no che un sì detto a caso. Ecco, meglio un no ogni tanto. Bisogna arrivare in palcoscenico pronti, perché altrimenti anche il talento si può rovinare. Certo. Facendo un consuntivo di questa primissima parte di carriera, quanto sei soddisfatto e cosa ancora ti manca e tenterai di raggiungere? Ah no, io sono molto soddisfatto. Sono molto soddisfatto anche perché appunto ho, come ho detto prima, un maestro che ancora mi può seguire, ho un rapporto splendido con il mio agente che conosce molto bene la mia voce, le mie peculiarità, le mie capacità, sa dove posso fallire, sa dove non devo porgere il fianco, come dice lui, perché bisogna stare attenti a fare questo. Io sono molto contento di quello che sto facendo, stanno arrivando cose sempre più belle, sempre più importanti e... Ecco, come dice il mio agente ogni tanto, più che essere fieri del calendario che si ha per il futuro, meglio andare fieri di quello che si è fatto se lo si è fatto bene. Beh, direi che non fa una grinza. Fra le esperienze artistiche vissute sino ad oggi ce n'è una che ricordi con maggiore soddisfazione e invece un'altra che vorresti dimenticare, una brutta esperienza che vorresti dimenticare? C'è stata, te lo stavo per raccontare prima, quando mi hai chiesto di un'opera in cui non ti sei trovato. Ho fatto una volta l'Arlecchino di Busoni e non è musica per me. Proprio non ci sto dentro, l'ho studiata, l'ho fatta, tutti mi hanno detto anche no, ma l'hai fatta benissimo, è stato divertente con Lucio Dalla. E, è stata un'esperienza umanamente bellissima perché Lucio era una persona straordinaria, un uomo con la musica dentro, con un ritmo particolare. Però io soffrivo perché non era a Bologna era stato no. Io l'ho fatta, no, ho fatto la prima edizione che era non mi ricordo in che altro teatro era, poi è andata a Bologna ma non c'ero io. Okay. L'ultima, ti posso dire l'ultima che mi ha colpito sia umanamente che artisticamente, che è stata proprio La Matilde di Chabrandi, presa. Perché è un'opera lunga, molto lunga, quindi stressante per tutti, difficilissima, che abbiamo fatto a livelli altissimi e umanamente si era creato un clima come raramente succede, bellissimo, in cui ci si dava veramente tutti una mano l'uno con l'altro e si sentiva che c'era un affiato particolare perché venisse bene l'opera, perché tutto andasse bene e difatti c'è stato un successone incredibile. Cioè io penso alla fine della Matilde, la scorsa estate ci saranno stati mezz'ora d'applausi, era un altro atto, era una serva padrona di applausi. Una grande soddisfazione. Sì, insomma. Grande, sì. E, secondo te come deve essere la regia nell'opera? Questo è un tema che fa sempre molto discutere. Guarda, io adesso sto per affrontare L'occasione fa il ladro nella produzione storica di Ponner. Non c'è niente di più storico di questa produzione, con le scene dipinte, i cambi a vista, con appunto le macchine barocche del teatro, però è una produzione magica che ancora oggi funziona benissimo, anzi emoziona. Nulla contro il teatro moderno di regia, il cosiddetto teatro di regia. Tutto il teatro è di regia. Certo. Questa definizione del teatro di regia a me disturba un po'. È un po' come dire che il regista fa quello che vuole
nonostante lo spartito, no. Ci può essere una regia moderna con il rispetto per la musica, e questa è quella che piace a me. Soprattutto perché io, come tu sai, io tendo a, voglio passare per presuntuoso, tendo a fare una mia piccola remissance sui ruoli buffi che mi vengono affidati, no? Partendo dall'esecuzione musicale. E cerco di ripulirli, molti di questi ruoli a me, così, di ripulirli da certi cliché di, no, del basso parlante, di certe caccole, di certe gags un po', certo, un po' spinte, diciamo così, un po' abusate. E per fare questo io ho bisogno della complicità del regista. Quindi per me un regista intelligente, per me, è quello che cerca di capire il lavoro che voglio fare io. Non è detta così, è un po' così. Non è bello. Però insomma, ecco, cerco di lavorare in questo senso con i registi e devo dire fino adesso sono stato fortunato. Visto la tua questa è un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso sentendoti parlare, visto la tua predisposizione scenica, in un lontano futuro potrà esserci anche qualche regia? Cioè una cosa che ti piacerebbe, che ti attira? Non credo di essere capace di farlo, è un lavoro molto difficile e penso che ognuno debba fare il proprio mestiere. Ci sono stati dei colleghi in passato e anche nel presente molto bravi e che hanno saputo fare anche le due cose. Io non credo. Per adesso non ci credo. Per adesso, non devo dire la verità, mi coglie impreparato la cosa, non ci ho ancora pensato. Preferisco cantare. Certo. Come vedi il tuo futuro artistico? Appunto. Guarda, per adesso penso alla mia carriera, è una parola che non mi piace, insomma, penso alla mia professione per adesso. Però qualche piccola esperienza l'ho avuta, penso che non mi dispiacerebbe insegnare, ma adesso no, certo, non ho tempo. Però penso che non mi dispiacerebbe dedicare, insomma, un po' della tua esperienza ai giovani. Sì, molto. Quei giovani hanno bisogno, sì, di mi piacerebbe di esperienza. Molto. Però adesso prima pensiamo ad avere qualcosa da raccontare agli altri. Per adesso insomma sei ancora così giovane te, per cui... Allora, hai già in programma di debuttare qualche importante ruolo? Qualche nuovo debutto? A parte appunto l'occasione fallita, sì, a Pesaro, Martina, la, sì, prima volta che lo canto, poi... Che è un ruolo breve ma particolarmente, sì, io sono divertente, sì, e intenso. Ho accettato la proposta del Rossini Opera Festival perché nella produzione di Ponnel Martino ha un'importanza particolare. Ah, sì. E che il mio maestro ha fatto prima di me la Scala, perciò insomma... Certo, sei guidato bene. E poi ci sarà un ritorno a Madrid con il Dulcamara, con una bellissima produzione, con Damiano Micheletto che fa la regia. E ho già fatto questo spettacolo a Palermo, poi non è un debutto nel ruolo, ma nel teatro sì, debutto alla Scala, con la Scala di Seta. Sempre con Damiano Micheletto, che cura la regia, che è la regia del 2009 del Rossini Opera Festival, che mi ha portato molta fortuna. E anche quello è uno spettacolo che mi ha segnato molto e mi ha dato tantissime soddisfazioni. E poi c'è il Selim del Turco in Italia, dopo tanti Don Geronio, debutto Selim, alla John Sutherland Opera House di Sydney. Che hanno da poco intitolato alla Sutherland, perciò sono molto bene. Poi è un teatro stupendo, bellissimo. Certo. Poi c'è il debutto a Monaco, a Munich, a Monica di Baviera con la Cenerentola, ritorno a Ponnel. Insomma, ci sono tanta carne sul fuoco. Sì. Cosa pensi dalla situazione culturale, più nello specifico teatrale operistica italiana? Ai. Ti tocca. Quello che, insomma, abbiamo detto tante volte, quello che mi stupisce oggi è che ormai ci sono tanti studi di settore fatti che dimostrano come il teatro, la cultura, producano posti di lavoro, denaro e tutto l'indotto
hotel, alberghi, spostamenti. Insomma, non ci vuole un genio a capire che un grande teatro fa una grande città. Certo. Torino, per esempio, Torino è una grande città, molto attiva dal punto di vista culturale, infatti il Teatro Regio, anche capacità di chi lo amministra e di chi ci lavora, è un teatro virtuosissimo, non virtuoso, virtuosissimo. E quando vado lì e canto a Torino, ecco, ho dimenticato prima che farò anche Barbiera a Torino, prima di andare a Madrid, c'è un clima all'interno del teatro, nelle persone che ci lavorano, meraviglioso. Sono fieri di aver fatto loro stessi per primi dei sacrifici perché il loro teatro primeggiasse, perché il loro teatro non subisse delle ingiustizie. Ebbene, con quest'altro taglio del FUS, fatto peraltro su bilancio già approvato, anche loro hanno difficoltà adesso. Tutti i teatri in Italia sono in difficoltà. Io penso che i politici dovrebbero interessarsi un po' di più delle cose che funzionano in questo paese, e se c'è una cosa che funziona in questo paese sono i teatri. Certo, ci sono delle cose da mettere a posto, ci sono degli sprechi come però, dappertutto, però non è chiudendo i rubinetti che si risolvono le cose, anzi si perdono altri posti di lavoro. Ci si indigna tanto quando si parla della Fiat. Beh, chiudere 1, 2, 3, 4, 5 teatri in Italia vuol dire perdere il doppio dei posti di lavoro. Sì. Ecco. Insomma, speriamo che si riesca a venire fuori da questa situazione. È una situazione che comunque credo che, forse non a questi livelli, ma tocchi anche alcuni teatri e anche l'estero, europei. Cosa pensi dell'ambiente teatrale? Si riescono, veniamo a domande diciamo un po' più leggere, si riescono a sviluppare delle amicizie autentiche oppure gli atteggiamenti primadonneschi la fanno da padrone? Vabbè, guarda, come nella vita se ci si prende ci si prende, se no no. Ecco, io sono così, il teatro per me è così. Ci sono degli artisti che ho incontrato in questi anni con cui siamo diventati amici. Penso a Michele Pertusi, penso a Daniela Barcellona, a Maxim Mironov. A volte amici, amici, proprio che se anche se non ci si sente per 5-6 mesi perché si è in giro per il mondo, però quando ti senti è come se fosse ieri, no? Certo. Ecco, no, ci sono delle belle occasioni, ci sono delle persone a cui io voglio molto bene. E quando ci si vede, Domenico Colaianni, per esempio, un altro artista a cui voglio molto bene, siamo molto amici. E guarda caso sono anche però persone che stimo molto artisticamente. Anche. Quanto ti costa fare questa vita che ti porta spesso lontano da casa? Penso un po' come tutti, no? Qualcuno deve fare i conti con la routine di un lavoro avanti e indietro tutti i giorni e invece la mia routine è altro, la mia routine è cambiare casa una volta al mese. Bisogna cercare di instaurare dei buoni rapporti con la propria metà, rapporti di fiducia, con il proprio partner, con la propria famiglia. Certo. Io sono molto fortunato. Io ho una famiglia che mi sostiene, che quando può mi segue, ho un partner che rispetta molto il mio lavoro, anche perché io rispetto lui e il suo lavoro. Certo. E quindi io sono fortunato in questo senso. E cosa fa Paolo Bordogna nel tempo libero? Hai qualche passatempo particolare? Adesso il tempo libero non ce l'ho. Però, vabbè, dai. Sai, mi piace andare per mercatini, e mi piace molto l'antiquariato, ma anche le cianfrusaglie. E mi piace quando sono a casa, quel poco tempo che sono a casa, ma anche quando sono in giro. Se ho un appartamento con una buona cucina, mi piace cucinare. E mi piace cucinare per gli altri. Quando sono solo spesso invece non mangio proprio, perché non mi piace mangiare da solo. E quindi quando sono in giro è facile che a casa mia ci sia mezza compagnia.
proprio perché mi piace cucinare per gli altri, fare per gli altri. Non sono un grande chef, me la cavo e forse questo è il mio miglior passatempo, forse la cucina. Bene, ti ringraziamo tantissimo, sei stato come al solito simpaticissimo, ti auguriamo un futuro radioso, una carriera lunghissima. Grazie. Eccolo, grazie. Allora, Suppi, salutiamo Opera Click, salutiamo tutti gli amici di Opera Click. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Vuoi cantare il Figaro? Vuoi cantare il Figaro? Vuoi cantare? Cantiamo? Cantiamo Figaro? Largo, largo, largo. Bellissimo. Ciao. Bravo, bravissimo.